L'intermezzo Una voce, primo di 5 interludi presenti in Exuvia, è un passaggio importante che cambia l'atmosfera dell'album creato dalle canzoni precedenti Cantology e Fuga da, con sonorità rispettivamente cupa, per esprimere un disagio che precede la fuga dalla prigione, ed incalzante, a sottolineare l'adrenalina dovuta alla corsa incessante. Idealmente Caparezza si ferma in un bosco, tema ricorrente all'interno di Exuvia, ritrovando dopo lungo tempo un po' di tranquillità, come ci viene suggerito dall'alba dietro le fronde e dal ritmo del flow che rallenta e che rallenterà nella traccia successiva, El Sendero. Questo può dirsi il primo passo, inteso sia come andatura che come punto di partenza del viaggio che intraprenderà per il resto del disco. La figura delle orme in questa frase è paradossale, ma indicativa. Le orme si seguono quando si torna sui propri passi o si torna indietro. In questo pezzo, però, lo spingono verso l'ignoto, facendogli trovare un percorso ideale da seguire che lo porti lontano dalla sua condizione precedente. Il ritorno sui propri passi è molto simile alla dinamica che porta Dante dal pendio del Colle, dove incontra le tre fiere che gli sbarrano il passaggio, a ripercorrere la via a ritroso verso l'oscurità della selva, dove incontrerà finalmente la sua guida, Virgilio, accorso proprio per indicargli il sentiero giusto e condurlo ad affrontare i suoi demoni interiori. La luminosità mattutina diventa simbolo della fine dell'incubo notturno e di un nuovo positivo inizio. La frase e la rima vengono completate dalla voce di Michael Domensain nel brano successivo El Sendero, componendo la frase «Non correre, uomo, cammina».